anche comodo in tutte e due. Il catalogo a 6 scale è generico, dunque a parte qualsiasi travaso. È la romanzesca. Cornice, a base di feste, liuti e amore e morte. Evocato strumentalmente, anche se non ci crede più nessuno, a fronte di ogni tentativo di costruire, almeno sul piano culturale, una più concreta biografia. È ovvio allora che di Giorgione non esista oggi un'immagine, ma 100 immagini, non una cronologia, ma 100 cronologie. Non un catalogo, ma 100 cataloghi. In compenso è sempre esistito un florido mercato, già attestato dalla fantasiosa biografia della Ridolfi e dai rigonfi inveterati, che forse si dice inveterati, delle collezioni 600-700esche. Hanno inventari. E dai rigonfi inventari delle collezioni 6-700esche. Poi nutrito fin dai nostri giorni dall'incertezza documentaria e sostituito da attribuzioni compiacenti, restauri tendenziosi, falsificazioni semi-integrali. Negli ultimi tempi inoltre ha ripreso quota dopo un periodo di sorvegliata restrizione della cronologia e delle attribuzioni. Una tendenza neoespansionistica che recupera le due estremità del catalogo di Giorgione, numeri da tempo e spunti. O assai discutibili e discussi. Datando la sua prima attività agli ultimi 4 o 5 anni del 400 e collegandola strettamente a influenze extra-veneziane, in particolare quella di Leonardo, ci ha decisamente sostenuto da Vasari nella seconda edizione delle Vite. Ma al 1496 Giorgione aveva 18 anni e presumibilmente se ne stava in Castelfranco e dintorni ad affrescare facciate di case come ogni giovane pittore della Marca Trebigiana. Mentre Leonardo ne aveva 45 e lavorava in Milano al Cenacolo e alle altre cose. Non si capisce francamente quale misteriosa categoria dello spirito potesse metterli in contatto, non meno improbabile a dispetto di una maggior concretezza apparente. È l'ipotesi che Giorgione abbia incontrato Leonardo a Venezia nel marzo del 1500, perché Leonardo si ferma pochissimo e non per incontrare e indottrinare e gratificare i pittori veneziani, ma per offrire al governo della Repubblica progetti di ingegneria militare. E soprattutto perché fino a prova contraria non è detto che Giorgione fosse già in città. Altri contatti suggeriti per questo presunto avvio precoce del percorso del Giorgione sulla linea longhiana di un'ascendenza umbro-emiliana tra Perugino, Francia e Costa non offrono soddisfacenti riscontri in termini di linguaggio, né agganci concreti in termini di geografia e cronologia. È dunque opportuno ripensare un catalogo molto severo, una cronologia racchiusa nel primo decennio del Cinquecento e una serie ristrettissima di incontri e incroci nel mestiere limitato a quel che è documentato e a quel che è contestualmente possibile, e soprattutto stabilire ex novo una netta distinzione di storia e geografia culturale, e conseguentemente anche di cronologia tra la prima attività di Giorgione a Castelfranco e a Montagnana e la sua successiva attività a Venezia, ragionando il passaggio dalla periferia al centro secondo percorsi di committenza e percorsi di idea.
I documenti sono pochissimi, ma dicono molto più di quanto finora abbia stato letto. I quadri sono pochi, spesso alterati, spesso difficili, talvolta ancora indecifrabili, ma mostrano molto più di quanto finora abbia stato visto. Attraverso le tracce lasciate dai documenti e dai quadri si può ricomporre almeno in parte la scomoda biografia che le fonti hanno rimosso. E che la moderna storiografia ha celato dietro al mito romantico di un dilettante distratto e spregiudicato. Giorgione con ogni probabilità giunse a Venezia piuttosto tardi, verso il 1503-4. Scusate. Dopo aver lasciato in Castelfranco almeno due opere importanti, tutte e due dal destino disgraziato, il fregio di Casa Marta, ora impropriamente denominata Casa di Giorgione, in buone condizioni di leggibilità, è però trascurato e incompreso, spesso addirittura negato, e la pala in Duomo, viceversa celeberrima. Ma talmente alterata da aree di pintura antica e moderna da risultare difficilmente giudicabile sul piano del linguaggio, pur se ancora valutabile ovviamente per le novità e le anomalie di invenzione e di impaginazione. In Venezia, come documentato dall'iscrizione dietro la laura viennese, approdò alla bottega di Vincenzo Catena. Apprese un solido mestiere di stampo belliniano, lo sviluppò con qualche spunto di originalità e qualche attenzione per la grafica tedesca, e lo ripudiò ben presto scegliendo il leonardismo parziale di seconda mano mediato dai pittori lombardi attestati in Laguna a cavallo dei due secoli, prima Andrea Solario e poi Giovanni Agostino da Lodi. Non risulta da nessuna parte che abbia mai avuto bottega personale, scuole, tantomeno i creati assegnatili da Valdalvasari. Sebastiano si afferma prima e meglio di lui. Tiziano gli ruba il posto alla prima occasione. Estraneo di fatto al circuito ecclesiastico, i documenti del 1578 lo indicano in ascesa in quella delle commissioni civiche, ma si scontrano poi con i sostanziosi indizi di un doppio fallimento in palazzo e al fondaco, con il relativo silenzio del 1509-10, col silenzio assoluto della morte precoce e improvvisa. Dall'esame comparato dei documenti e delle fonti, dall'indagine sui numeri sicuri dell'esiguo catalogo e sul nutrito elenco dei committenti, dai rari approfondimenti cronologici che non abbiano abdicato al controllo, risulta insomma inequivocabilmente che Giorgione abbia un ruolo modesto e marginale.